Classicità e romanticismo moderni, Sironi e il suo tempo. È questo il titolo della mostra incentrata sull'opera di uno dei più grandi artisti del Novecento italiano allestita presso il Museo Paparella Treccia di Pescara e curata dalla critica d'arte Elena Pontigia. Negli spazi ristrutturati del Museo Paparella Treccia, in esposizione anche opere di Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio. Ed ancora gli artisti Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Arturo Tosi, Aligi Sassu, Paola Consolo e Rino Battaini. Per chiarirci la grandezza di Sironi, mi piace ricordare un evento. Quando il grande giornalista e critico d'arte Carrieri si recò a Parigi, e fra gli altri esponenti della cultura parigina incontrò Pablo Picasso, costui gli rivolse una domanda: che fa Sironi? Sta lavorando? Sapete che è il più grande pittore del momento che avete in Italia? E in effetti, aggiunto ancora Augusto Di Luzio, Mario Sironi in Italia, specie nel dopoguerra, non ha avuto il riconoscimento che avrebbe meritato. Un percorso che affascina sin dalla prima opera per un'esposizione davvero di grandissimo prestigio. Penso proprio di sì. Non solo per il nome, per i nomi che sono presenti, direi proprio fra i primi 10 artisti del Novecento italiano, ma anche per l'esposizione, per come la professoressa Pontigia ha disposto le opere e il percorso artistico. Soddisfazione è stata espressa infine dal presidente Augusto Di Luzio per i lavori di ristrutturazione sia esterni che interni del museo Paparella Treccia.